Andiamo a Savignano, parliamo di un appuntamento in programma domani, venerdì 17 febbraio alle 21 al teatro. È uno spettacolo per rompere il silenzio su uno dei fatti di cronaca che hanno purtroppo caratterizzato molti anni a cavallo tra la fine degli 80 e l'inizio 90, hanno caratterizzato la Romagna, ma non solo, anche le Marche. Parliamo dei fatti della Uno Bianca. Noi abbiamo in collegamento telefonico l'attore Michele Di Giacomo. Buongiorno Michele. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Il titolo di questo spettacolo è Le buone maniere. Ecco, spiegaci un po', in che modo, affronterete il tema, un tema che in tanti hanno affrontato, delle vicende relative alla Uno Bianca. Certo, noi abbiamo voluto ricordare i fatti della Uno Bianca, ma lo facciamo tramite il teatro. Quello che è successo dagli anni 80, 87 in poi sono 7 anni di delitti, di rapine e di paura nei nostri territori. Io sono romagnolo di Cesena. E volendolo ricordare, però, l'abbiamo voluto fare tramite una storia, tramite il teatro, perché noi crediamo alla fine che raccontare storie, farlo tramite il teatro possa anche essere più educativo rispetto a un documentario o un libro. Abbiamo quindi creato una drammaturgia in cui il nostro protagonista in realtà è il cattivo, l'assassino Fabio Savi, che è l'unico dei tre fratelli Savi a non essere un poliziotto. E all'interno di questa cella, nella cella in cui lui è giustamente recluso, col pretesto di un'intervista che deve rilasciare, arriva in una notte una presenza che lo costringe a ricordare quello che è successo 7 anni fa, a rompere questo silenzio. Noi l'abbiamo fatto perché? Perché effettivamente su questa storia c'è silenzio. Io sono relativamente giovane, sono un trentenne, diciamo così, e quindi ho solamente ricordi di bambino di queste vicende. Ma mi sono accorto che quando con Michele Di Vito abbiamo deciso di fare questo testo, sono riemersi un sacco di ricordi, ma mi sono anche accorto che la storia non veniva raccontata da molto, veramente da tanto, come se veramente ci fosse un silenzio, forse a causa dei tanti morti, del dolore, della ferita ancora aperta. Io credo che sia giusto ricordare, soprattutto per nuove generazioni, che di questa storia in realtà sanno poco. E quindi insomma l'abbiamo fatto tramite questa storia, come il nostro protagonista è costretto a ricordare le vicende, i fatti e alla fine purtroppo, oltre alle rapine, alla fine i morti, perché sono quelli, anche il pubblico si fa questo viaggio nel passato, un viaggio che dura un'oretta insomma Quindi all'interno. anche un tempo piuttosto breve che dà anche modo di restare anche più attenti, visto che si parla di un argomento delicato ma anche importante da seguire con la dovuta attenzione. Tu hai parlato delle vittime e ricordiamo in quegli anni 24 sono Esatto. state le vittime della banda della Uno Bianca, ma non solo loro, parliamo anche di 102 persone rimaste ferite in oltre 100 colpi che hanno portato avanti appunto in tutta la Romagna e nelle Marche. Quindi è giusto che anche le giovani generazioni sappiano quello che è accaduto ed è un Anche po' su perché, questo che anche sì. puntate. Anche perché poi il lutto in realtà riguarda una terra intera. Tu pensa che quando c'è un morto in un piccolo paese, tutto il lutto riguarda tutta la comunità. Cioè, quindi veramente è riuscito a toccare questa strage di 7 anni, infatti viene definita una strage, tutta un territorio, perché bastava il colpo a Cesena del benzinaio, ce lo ricordiamo tutti, è per tutta la città un lutto. E soprattutto loro hanno seminato terrore e la cosa strana di questa vicenda è che loro non sono una banda criminale organizzata, non sono la mafia, la camorra, non è la banda della Magliana, non c'è nessun fascino criminale dietro. Loro lo fanno per soldi, per rivalsa, per delirio di onnipotenza anche, è una discesa quasi nel male e soprattutto lo fanno senza rispetto della vita, quindi è una vicenda che ha a che fare molto con l'umano. Sono tre persone razziste, perché poi c'è anche questo elemento molto importante, sparavano agli albanesi e senegalesi, cioè c'è l'odio dietro e credo che sia importante riflettere su come certe scelte possono portare all'estremo a conseguenze del genere. Tu hai detto sei un ragazzo di 30 anni, quindi eri un Grazie a te, bambino ragazzi. quando questi fatti sono accaduti. Come ti è venuta anche l'idea di riaprire, di tirare fuori dal cassetto questi episodi e in che modo ti ci sei avvicinato anche? È stata casuale, ma io credo nel caso, credo nel destino, quindi tant'è vero che lo faremo venerdì 17, quindi Quindi insomma. Esatto, bando alla scaramanzia. noi il fatto c'è, è presente.
Michele Di Vito, che è il drammaturgo di questo testo, è un amico innanzitutto, ci siamo incontrati per un lavoro e ci siamo trovati molto bene, mi disse: vorrei scrivere qualcosa su di te, sei romagnolo, io da un po' che sto guardando i fatti della Uno Bianca. Appena l'ha detto mi si è aperta un cassetto nella testa, ho detto: io di questi fatti ricordo tutto, cioè ricordo tutto, ero un bambino ma ricordo tutto, sì, ne voglio parlare. E da di lì mi sono molto appassionato e sono andato a rivedere questa vicenda che è sconvolgente e sono andato veramente a scoperchiare una vicenda che alla fine, se ne parli in giro, ognuno ha un aneddoto da raccontare. Ci siamo molto documentati, io ho fatto alcune interviste in giro, ho raccolto storie, testimonianze, ma poi soprattutto Michele ha fatto un grandissimo lavoro, Michele Di Vito, che è uno che abita a Roma, un romano, ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca sugli atti del processo e sulle interviste soprattutto. Fabio Savi ha lasciato molte interviste e tuttora si fa sentire, è quello che era anche forse il più pazzo dei tre, ma è quello che ha veramente raccontato questa storia. La cosa bella è che più andavamo avanti, più ci accorgevamo che in realtà veramente questa storia riguardava tutti in questo territorio. Adesso, quando io dico di queste, dei fatti della Uno Bianca, qualcuno sempre mi raccontano aneddoti legati o a qualcosa che è successo o a qualcosa della loro vita. Ritornano le storie, cioè raccontando una storia ritornano le storie ed è una cosa comunque positiva, anche se chiaramente c'è della sofferenza e del dolore dietro, quindi lo facciamo con grande rispetto. Michele, anche documentandoti, intervistando, raccogliendo le testimonianze, le interviste che ci hai appena detto, come è cambiata anche la tua visione dei fatti dell'epoca? Perché conoscerli attraverso i media, la televisione, i giornali è una cosa, conoscerli attraverso persone che magari all'epoca c'erano e in qualche modo, magari anche di striscio, diciamo così, l'hanno vissuta è una cosa diversa. C'è qualcosa in particolare che ti ha colpito da come ti era stata raccontata prima e da come l'hai imparata, diciamo così, dopo la vicenda? Sentendolo dalla bocca delle persone mi sono accorto che era una vicenda da trattare con grandissimo rispetto, innanzitutto, e mi sono accorto di come loro fossero riusciti a creare un clima di terrore. Quando andai a casa di un giornalista che all'epoca lavorava per Rimini e mi raccontò di quei fatti, gli tremava ancora la voce, perché parlava veramente del clima di paura, di terrore, cioè ogni colpo che veniva, che c'era nella zona, si pensava che fossero quelli della Uno Bianca, cioè era diventato un fantasma. Questo mi ha fatto davvero capire come fossero stati 7 anni duri, 7 anni di paura, e la paura bisogna sfatarla anche per quello. Quindi mi sono accorto che era una vicenda da trattare con grandissimo rispetto perché ancora ci sono i parenti delle vittime, ancora chi l'ha toccata, chi l'ha vissuta ha una parte emotiva ed è per quello che comunque noi abbiamo voluto fare un'operazione di teatro, cioè noi raccontiamo comunque una storia come Shakespeare raccontava di Riccardo III, che era realmente esistito, ma ne faceva comunque un'altra cosa, cioè faceva arte con quello per riflettere anche su altro, sull'umano. Noi abbiamo voluto fare così, tant'è vero che questo riallestimento noi l'abbiamo, prima abbiamo debuttato con ERT, Emilia Romagna Teatro, che ha voluto lo spettacolo a Cantiere Moline, quest'anno l'abbiamo ripreso noi con Alchi Amico 3, che è la mia compagnia di Cesena, abbiamo voluto chiamare una drammaturga, Maddalena Barile, con cui abbiamo rilavorato leggermente al testo, quindi abbiamo voluto anche prendere scenicamente una distanza, nel senso che raccontiamo una storia, cioè io faccio Fabio Savi, c'è una presenza che torna, il passato torna, quindi c'è l'arte, che è il mezzo grazie al quale riusciamo a raccontare questa storia. Proprio perché sentendo le testimonianze ho detto, qua c'è una materia troppo viva.